Bentornati amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di 2-4 ruote e passioni motori. Torniamo a parlare del mondo dei rally, lo facciamo in un modo un po' diverso quest'oggi perché ho qui con me un giovane collega, Fabio Boggione. Ciao, benvenuto. Ciao e benvenuti a tutti voi, grazie Diana per l'invito. Figurati, come ho appena detto, un giovane collega, che tu sei giornalista e sei un grandissimo appassionato e segui da vicino il mondo del motorsport, in particolare il mondo dei rally. Se ci vuoi raccontare quando è che hai iniziato a seguire un po' tutto questo. Ma sicuramente la passione arriva dalla tenera età, grazie alla famiglia. Mio papà è un grande appassionato, quindi mi ha sempre portato in giro e poi mano a mano ovviamente si è cresciuti e ci si è avvicinati sempre di più a questo sport. Poi un po' per caso, un po' per provarci, c'è stata la possibilità di scrivere qualche articolo e così, ma giusto per iniziare. Poi la cosa si è fermata leggermente a cavallo della maggiore età. Poi qualche anno dopo, stiamo parlando del 2018, grazie all'opportunità di Rallissimo.it e direttore Alex Alessandrini, ho iniziato a scrivere e con un po' più di professionalità e soprattutto un po' più di costanza, e le cose poi sono venute naturali. Poi da lì è stata una concatena di cose che poi mi ha portato a diverse esperienze. Ci tengo a precisare gli anni in tutto rally perché è stata una grande esperienza formativa e mi piange ancora adesso il cuore perché purtroppo la testata ha chiuso e quindi è una grande perdita per comunque il rallismo nazionale, però è stata una grande opportunità e penso me lo porterò sempre nel cuore di aver scritto su quelle pagine. E oggi insomma si continua a seguire da vicino il settore, scrivo per gli slalom e poi naturalmente si segue da vicino tanti piloti, tanti protagonisti insomma dei vari campionati e del mondo dei rally. Certo, tra l'altro tu sei anche stato conduttore di alcune manifestazioni anche con il territorio piemontese, come ad esempio il Rally delle Ronde del 2021 e tanti altri eventi sul territorio. Sì, assolutamente, c'è stata l'opportunità grazie a tante persone, tra cui Massimo Grosso, che tengo a ringraziare, di aver condotto la presentazione degli equipaggi in certe occasioni. Tra l'altro proprio nel Canavese, alla ronda del 2021, ho avuto l'opportunità di esordire. Poi si sono aperte diverse altre opportunità, partendo da diversi eventi anche sul territorio cuneese, e poi sia riservati le auto storiche che le auto moderne, sia a livello di auto classiche che di motorsport, quindi sicuramente un settore che mi piacerebbe in futuro sviluppare. Oggi chiaramente sono più concentrato sul giornalismo, però non mi spiace anche il fatto di presentare qualcosa, comunque la passione e la volontà di fare sempre qualcosa in più in questo mondo c'è, poi chiaramente in base alle opportunità che si aprono si vedrà, però certo è un bel mondo e credo che e spero che possa aiutare anche tanti giovani ad avvicinarsi. Oggi abbiamo un po' questo problema e quindi dobbiamo cercare anche un po' di ringiovanire l'ambiente. Certo, i giovani appunto. I giovani, tu sei un ragazzo giovane, hai 27 anni. Il mondo, questo mondo, il nostro mondo visto dagli occhi di un giovane, visto che quotidianamente il mondo del rally di un tempo, giustamente o non giustamente, questi sono punti di vista, viene messo a paragone a quello che è il mondo dei rally oggi. Un giovane cosa ne pensa? Penso che sono cambiate tante cose, sono cambiate le dinamiche per cui un giovane oggi a iniziare a frequentare questo ambiente, o comunque provare anche a partecipare in modo attivo, che sia da pilota, da navigatore, trova tante difficoltà soprattutto economiche e anche sotto certi altri aspetti, perché comunque è un settore di nicchia a volte dove è difficile entrare ed emergere anche. Abbiamo diversi piloti e navigatori che si sono avvicinati alla specialità negli ultimi anni, ma io lo dico sempre, quando si aprono l'elenco iscritti, si guardano gli under, vicino agli equipaggi si capisce che effettivamente abbiamo ancora molto da lavorarci rispetto invece a altre nazionalità e altre nazioni dove si corre più giovani. Io porto l'esempio della Francia, ma anche in altri paesi è così, dove molti più giovani, vuoi perché hanno magari macchine di proprietà, vuoi perché i costi con certe cose sono un pochettino inferiori, si avvicinano di più. Non dico che sia colpa della passione o dell'interesse dei rally, perché comunque ne hanno,
A volte si sminuisce un po' il settore, ma comunque abbiamo degli esempi dove comunque anche certe organizzazioni e certi rally lavorano bene, però è proprio la questione economica che secondo me oggi grava maggiormente sul motorsport. Sì, una volta c'erano anche le case madri stesse che investivano su dei piloti, sui giovani, guarda la Lancia, sì. L'Audi ai tempi degli anni 80, sì, era, trofei, avevano anche investimenti sulle squadre. Sicuramente adesso chi vuole fare il pilota o si trova degli sponsor oppure... Sicuramente servono investimenti economici più importanti, già solo per il vestiario, per tante altre cose che servono. Esatto, come è aumentato nella vita quotidiana, è aumentato anche nel motorsport. E chiaramente anche le vetture, che magari una volta erano molto più basi, magari si partiva da un 106 che poteva costare relativamente, oggi una Rally 5 con una vettura di base ha dei costi nettamente superiori. E naturalmente è anche l'evoluzione tecnologica che ci ha portato lì e quindi non si può fare altrimenti. Però sicuramente sarebbe un argomento da affrontare, proprio perché è il futuro della specialità. Come dico sempre, anche dal punto di vista mediatico, ma dal punto di vista degli addetti ai lavori, quindi da chi è sulle prove speciali, i commissari, abbiamo carenza e non c'è ricambio generazionale. È un altro problema sicuramente da affrontare. Insomma, ci sono tanti aspetti in cui i giovani oggi sono un pochettino da invogliare, incentivare. Anche sotto l'aspetto organizzativo mi viene da pensare, tutti gli organizzatori, prendiamo anche solo il Piemonte, degli eventi del CRZ e non, anche magari tappe che non fanno, competizioni che non fanno parte della Coppa Italia, Coppa Rally di zona, sono tutti comunque da una certa in su. Esatto. È difficile trovare un giovane che si prenda determinate responsabilità. Sì, diciamo che è proprio, sono cambiate tante cose, forse a volte si è un po' esagerato, dall'altra parte oggi i rally sono più sicuri, oggi i rally hanno tante cose che forse una volta erano molto diverse. È chiaro che quello che non deve mancare è il DNA dei rally, cioè il saper fare un qualcosa nel motorsport, cioè una specialità di base, la possiamo definire, un qualcosa che è alla portata di tutti, e a volte vedo che non è proprio così. Però insomma, se c'è voglia e volontà da parte di tanti di lavorarci su, secondo me si può anche fare così, anche perché comunque voglio dire, sperando in un futuro magari migliore, sperando che rientri un qualche costruttore, la Lancia in primis, dato che si sta vociferando proprio in questi giorni, grazie al film anche Race for Glory, ma insomma tutto il settore rally ha annunciato un po' questo interesse, perché oggi si parla di interesse, di Lancia a ritornare nei rally, potrebbe anche essere un modo per incentivare di nuovo, diciamo, i giovani italiani a avvicinarsi anche un po' al motorsport. È chiaro che c'è tanto da fare e soprattutto non è facile a volte incentivare, no? E invogliare. No? E lo spazio dato ai giovani piloti, cioè come federazione, cosa si fa, se si fa? Chi ci segue lo sa che io sono parecchio tignosa su questo aspetto in tutto il motorsport. Io trovo da parte mia che non ci sia tutto l'interesse e tutto il supporto adeguato dalle federazioni stesse nel spingere questi giovani, negli aiutare quelli che hanno davvero talento. Ovvio che non si possono aiutare tutti, anche se con i talent di AC Sport qualche talento è uscito a livello italiano. Ma allora, diciamo che in Italia si è lavorato con col campionato italiano junior, si sta lavorando con quello che permette a diversi giovani di avvicinarsi. È chiaro che oggi il problema deriva proprio dalle vetture, cioè il trofeo monomarca del tempo, cioè quello che erano i trofei 500, il trofeo Panda 112, trofeo 1, oggi mancano un po', cioè quel modo per iniziare che permette di avvicinarti. Abbiamo un po' il Suzuki. Abbiamo il Suzuki che oggi permette di correre, di competere con cifre contenute. Purtroppo già i campionati minori o comunque, come dico, le classi minori, purtroppo a volte hanno già dei costi importanti. Lo stesso campionato italiano junior, a volte ci servono dei budget già di un certo spessore, quando è poi il trampolino di lancio quello per tutto il resto, quindi a volte si è un po' frenati. Ci sono delle opportunità, come detto bene, del trofeo Suzuki, adesso stanno lavorando sul
trofeo anche nei 5, si sta lavorando su tante cose che magari permettono, diciamo, di fare un qualcosa che non è così gravoso anche a livello economico. È chiaro che oggi abbiamo anche classi molto molto definite, quindi non abbiamo più tante sottocategorie, si parla di rally 5, rally 4, rally 3, rally 2, quindi è difficile anche trovare negli elenchi a volte quei famosi gruppi N che all'epoca permettevano proprio anche di fare una certa filiera, sì. Si parla a volte di filiera, quindi partire dalla macchina proprio di base base, l'N1 del tempo, sì. E si va fino a salire. Oggi questa cosa è un pochettino, un po', diciamo, scesa, però insomma magari grazie, come dico, ai trofei che sia Suzuki. Adesso c'è anche il trofeo Yaris che è stato incentivato, e anche lì è una macchina molto bella, la Yaris GR è stata evoluta bene ed è una macchina competitiva. È chiaro che è una macchina già di un certo livello, non è una macchina di base, è già qualcosa di più. Però insomma si spera che queste cose possano aiutare il mondo di rally, specialmente italiani. E poi dopo, insomma, tutto, a ruota tutto il resto, quindi anche le sottospecialità che vanno. Certo. Insomma, stagione 2024 è entrata nel vivo con la prima tappa del campionato italiano assoluto rally, appena archiviata con Rally del Ciocco, al quale hai preso parte come spettatore, come addetto ai lavori. Esatto. Un rally che ha consacrato Andrea Crugnola, che si dimostra ancora l'uomo da battere, anche se... Diciamo che il buon Giando al debutto della Yaris si è ben difeso. È stato un esordio scoppiettante del campionato italiano. Comunque tanti pretendenti alla vittoria. Anche Campedelli che ha portato a casa un bellissimo terzo posto. Terzo posto. Al ritorno dopo 5 anni nel campionato. Esatto, è stata la sorpresa. Diciamo che è stata una bella gara, perché quest'anno comunque... Il campionato italiano ha tanti protagonisti, comunque tanti sono arrivati dalle serie parallele come il vecchio TRA, che è poi diventato TIR quest'anno, sì, il trofeo italiano Rally. Campedelli e Signor sono arrivati nel campionato italiano proprio da questo campionato qui, e quindi abbiamo tanti protagonisti in una serie unica. Ed è una cosa positiva per l'assoluto italiano. Crugnola, è una garanzia, comunque ha un pacchetto... vincente dalla macchina, la Citroen ormai è super collaudata, grazie anche ai pneumatici Pirelli, c'è un pacchetto che funziona veramente bene, l'equipaggio affiatato ormai con Pietro Metto e tanti anni che corrono insieme. Chiaramente quello che dico è che il livello è molto alto, anche la stessa Yaris che nell'inizio di stagione ha un po' faticato sull'asfalto, vedasi a Monte Carlo, questo era un banco di prova per vedere come si comportava anche all'interno del suo nazionale. Effettivamente Gian Domenico in pochi giorni di test è riuscito a portarsi, lui è un bravissimo collaudatore, quindi... è riuscito a fare veramente una grande gara, costruita sul passo e sulla distanza, ma dove ha dimostrato di avere anche dei parziali interessanti che potrebbero anche essere un qualcosa in più magari durante l'anno. È chiaro che Crugnola è difficile da battere, ma sarà un campionato secondo me avvincente, specialmente nelle prossime uscite. Da non dimenticare anche Nucita, perché ha fatto veramente una gara di spessore, e attenzione perché la Hyundai comunque avrà qualche sviluppo, certo, nei prossimi mesi, e quindi diciamo che potrebbe farsi... Diciamo che il monopolio Skoda all'interno del campionato italiano sembra essere messo per a dura prova, meno male, perché era diventato davvero un monopolio. Per la competizione, per il mondo dell'italiano è un qualcosa di positivo, perché io seguivo già anche gli altri campionati negli anni scorsi, in Francia la C3 ha sempre stradominato, certo, con Bonato, quest'anno c'è Rossell, è partito veramente forte, il fratello di Johan, Leo, e quindi la C3 è una macchina competitiva, oggi probabilmente in certe dinamiche va veramente forte, forse più della Skoda. È chiaro che la Skoda è un po' la macchina di tutti oggi, no? Sì. Quindi da quello che la usa nella gara nazionale a quella che la usa nel campionato italiano. C'è anche l'evoluzione, c'è la RS, che però è chiaro che... Che è quella di Campedelli. Che è quella di Campedelli. È chiaro che sarà un campionato, come dico, tirato, dove ci aspettiamo anche i giovani di Casa Italia, da Pra e Mabellini. Mabellini ha avuto
grossi problemi con le gomme. Sicuramente. Come il grande Andreucci, che dimostra ancora di essere... Casa sua, ma nonostante non sia stato sulla terra, dimostra di essere sempre al passo con i giovani. Sì, diciamo, MRF è un'ottima gomma sulla terra. Sull'asfalto sembra che gli manca ancora qualcosa e probabilmente, grazie anche all'aiuto di Paolo, Andreucci sicuramente faranno passi da gigante quest'anno. Da Pra invece un giovane da tenere sott'occhio, perché è partito a Monte Carlo, ha avuto quella sfortuna, sì, chiaramente per un problema meccanico. Sì, non dipeso da lui. Esatto. E adesso si è, nella prima tappa al Ciocco effettivamente se l'è cavata bene, perché comunque nella seconda tappa i tempi mi tirano fuori, ha staccato diversi tempi interessanti e quindi secondo me nei prossimi mesi anche lui, alternandosi ovviamente al campionato del mondo, perché lui farà ovviamente la doppia specialità, esatto, quindi è da tenere sott'occhio quest'anno, perché sicuramente sarà anche lui uno dei nuovi caldi dell'italiano. Anche Signor, una bella prestazione. Signor sì. Sottolineo anche, tralasciando un attimo diciamo la top class, sì, il Durotimo Trici, sì, perché vabbè, Gian Andrea Pisani è una garanzia, però da notare la prestazione di Davide Pesavento, perché è stato veramente veloce, tanto da tenere il passo di Pisani, salvo poi purtroppo ritirarsi, ma è anche lui un nome che tra l'altro è stato vincitore uscente del campionato junior, però è veramente un nome di casa Italia, di quelli che pesano, e magari anche quest'anno si spera possa fare qualcosa di buono. Non dimentichiamo anche Giacomo Scatolon, ci tengo anche Giacomo a ricordare Giacomo, sì, anche lui, sì, al debutto con la Citroen, anche al debutto con un nuovo navigatore, che si è dimostrato comunque di essere al passo con gli altri. Giacomo è sempre sul pezzo, come dico io, non lascia niente al caso, e tra l'altro quest'anno è in squadra con Andrea Cognola, non può che fargli bene. Quindi sicuramente ha una bella scuola e penso che anche lui si toglierà le sue soddisfazioni. Chiaramente il Ciocco era tosto sotto diversi aspetti, anche per quanto riguarda le speciali, comunque sì, prove difficili, la Careggine come anche l'Arenaio sono prove che difficili, tecniche, dove veramente si vede, vengono fuori molti fattori, no? Quindi è un bel banco di prove e Giacomo sicuramente avrà, come al Ciocco ma in altre gare, l'opportunità di farsi vedere. Tanti anche i piemontesi che si sono ben difesi. Assolutamente sì, io vabbè, visto che prima abbiamo parlato di trofei, ci terrei a nominare sicuramente Samuele Santero, perché già lo scorso anno nel trofeo Suzuki ha fatto qualcosa di interessante, ma quest'anno è partito diciamo un pochettino più convinto anche nel campionato e è riuscito a fare a raggiungere una quarta posizione nel trofeo, che non è niente male, tenendo in conto del livello, sì, che comunque, nonostante non ci sia più Matteo Giordano, che comunque gli facciamo i complimenti per due stagioni fantastiche, ha lasciato comunque tanti protagonisti, da Pellea, dalla Piccola, e tra questi c'è anche ovviamente Samuele Santero, che secondo me, a partire proprio da Rally Regione Piemonte, che sarà la prossima tappa del trofeo, che è casa sua, si può dire, e l'Albese sicuramente farà qualcosa di interessante. E poi tanti altri, citiamo Emanuele Rosso, con la corsa Rally 4 di Scaccomatto, tra l'altro, qui Canavesana, quindi... Purtroppo si è ritirato, ma anche lui stava facendo bene. Stava sicuramente cercando di prendere dimestichezza con questa macchina che sembrerebbe uguale al 208, poi comunque è una macchina da scoprire, perché ha tante cose da vedere. Insomma. E poi abbiamo tanti altri protagonisti che comunque si sono avvicinati, da Olivieri... Gelsomino, che ha fatto una Gelsomino, bella gara. Olivieri, anche loro nei trofei Suzuki... E poi tanti altri che, insomma, per un motivo o per l'altro hanno voluto esserci al Ciocco, no?
E adesso vedremo da... vedremo la prossima, la seconda tappa, che sarà il Rally Regione Piemonte, ormai il 12-13 aprile. Aprile, esatto. E sarà sicuramente una... un altro appuntamento di spicco, comunque prove difficili anche quelle. Esatto, Gil Calera ha fatto di nuovo con i suoi ragazzi un lavoro strepitoso, perché trovare delle prove speciali come quelle della Langa Astigiana, di Loazzolo e altri posti mitici che, sui quali sono transitati i migliori. Migliori campioni del mondo, da Mecri agli Atti negli anni d'oro del Sanremo, quando passava sugli speciali piemontesi. Direi che con l'itinerario è un percorso di nome, di spicco, e credo che anche i protagonisti del campionato italiano avranno il suo, perché sarà una gara vincente. E ci aspettiamo ancora qualche nome che uscirà magari nelle prossime settimane, ma sicuramente già l'elenco così è già un qualcosa di importante. E tra i piemontesi iscritti ai vari CRZ, CRZ1, CRZ2, quali saranno secondo te i piloti da battere? Sì, esatto, anche perché ricordiamo il fatto che Alba sarà valevole per la prima tappa della CRZ zona 1, esatto. Diciamo che è da vedere quest'anno, essendoci stata questa divisione tra la zona 1 e la zona 2, che è partita poco fa dal Vigneti Monferrini, è da capire chi continuerà in un percorso piuttosto che in un altro. Sicuramente Elvis Chantre, che è il nome più importante, sicuramente farà, da cosa ho capito, inizia sia dalla 2 che dalla 1 e poi vedrà un po' che strada prendere. Poi mi aspetto tanti altri, sicuramente, presumo, Gagliasso. Esatto, Gagliasso, insomma, poi Marasso, insomma, faranno le classiche gare. Poi nelle varie zone troveranno sicuramente i tanti locali, perché comunque dalla Valle d'Aosta alle Valli Ossolane si aggiungono tanti protagonisti locali che rimpolpano sempre gli elenchi iscritti, però sicuramente già nella zona 1 avremo, tra l'altro avremo anche ad Alba l'ingresso di Santero, che farà questa gara probabilmente, adesso da definire, ma... come gara nella zona 1, e anche di Cristiano Fenoglio, che sono stati due protagonisti in Rally 4 della scorsa stagione, se ben ricordate, avevano fatto due splendide stagioni, e quindi quest'anno c'è stato un po' il passaggio nella top class, esatto, nella Rally 2, e quindi insomma ci sarà un bel parterre davanti, che si va ad aggiungere ovviamente a tutti i protagonisti del campionato già noti. I tuoi obiettivi del 2024, prima di chiudere? Sicuramente continueremo a seguire, per lo più siamo concentrati sulla zona Rara Nord-Ovest, ma poi ovviamente col giornale seguiamo tante dinamiche nazionali, e poi tra le altre attività, tengo a ricordare, che mi fa piacere anche, abbiamo nel Moregalese, a Mondovì, abbiamo un evento riservato alle auto storiche, che quest'anno ha vinto la targa, la manovella d'oro dell'ASI, quindi è lì, diciamo, siamo impegnati, visto la mia ovviamente provenienza geografica, in quell'evento che ha preso un livello importante a livello nazionale e non solo. E poi ci sono tanti altri eventi che sono interpellati in prima persona, ovviamente, poi qualcosa mano a mano si vedrà, insomma, ci sono tante cose, tanti argomenti in via di divenire, quindi vediamo cosa succederà. Ecco. Bene, grazie di questa partecipazione, in bocca al lupo per il tuo futuro, sperando che ci sia sempre proviamo più spazio per i giovani. Proviamo a fare il massimo, senza prendere il posto ai vecchi. Ma senza prendere il posto a Massimo, cercheremo di fare il massimo. Ciao Massimo. Ciao Massimo. E quindi in bocca al lupo. Grazie Diana, grazie a tutti voi. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo e vi diamo appuntamento ad una prossima puntata. Vi ricordo, continuate a seguirci su ONTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao, alla prossima settimana. Yeah!